Il disco è molto molto rabbioso, ma una volta che unisci visuale o musicale diventa un'entità totalmente diversa. È tutto un altro livello, sai quello che dico. Puoi ottenere soltanto un certo top da un album, ma metti i due insieme e lo vedi. Vedi quello che sentivamo quando l'abbiamo registrato. Vedi quello che abbiamo sentito negli ultimi 3 anni. Quanto abbiamo dovuto esporci e quanto abbiamo dovuto combattere per arrivare a questo livello. Vi divertite sul palco? Io mi diverto da matti. Il positivo insieme al negativo, perché, sai, sto facendo quello che amo, ma al tempo stesso devo ripensare a quello che avevo in testa quando scrivevo i testi. È una montagna russa emotivamente per me, ma quando scendo dal palco e realizzo che sono riuscito a condividere tutto con tanti ragazzi, è la migliore sensazione al mondo. You have nothing to contribute to this, so stay the fuck out! What the fuck's the matter?
said, what the fuck is up? Are you fucking ready? I said, are you fucking ready? I can't fucking hear you! Then get your fucking ass in the fucking air! Welcome to the year of Slipknot, motherfucker! Surfing torna lunedì prossimo alle ore 21. Con il meglio, del meglio, del meglio, del meglio, del meglio. Ma sei sicura? Sì! Ciao, sono Cory, numero 8, cantante. Paul, bassista, numero 2.
Dov'è il bagno? Dove dormo? Sono le due domande che devi porti quando sei in giro da 12 mesi come noi, specialmente quando sei schiacciato dentro un tubo su ruota insieme a 9 persone pazze, sai? È stato molto illuminante. Riesci a vedere come i gruppi dovevano, specialmente all'inizio, come dovevano attraversare certe situazioni, ma con un gruppo di 9 persone ovviamente dobbiamo superare diverse cose. Però voglio dire, è molto facile buttare 4 persone su un bus, ma quando ne hai 9 più il management comincia anche a puzzare. Essere capaci di fare tutto questo per la gente che si diverte è un dono. Poter scendere dal palco sentendomi bene riguardo a quello che faccio senza aver dovuto vendere l'anima al diavolo denaro mi porta su un altro livello. Le maschere sono un'estensione della nostra personalità musicale. Abbiamo visto talmente tanta trippa che usciva dal bidone della rockstar che all'epoca era considerata musica. Abbiamo visto tanti di quei gruppi che avevano un sacco di potenzialità a diventare, posso dire, merda? Ok, merda. Aspettavamo un gruppo che facesse quello che facevamo noi, ma non arrivava, perciò lo abbiamo fatto noi. Allora, abbiamo pensato che invece di offrire noi stessi su un piatto per farci guardare dalla gente, indovinate un po', niente da fare. Quando io suono questa musica, voi potrete capire chi sono dentro. Non ci sono listrini e tutte quelle stronzate che accompagnano i cockstar. Prendi che sono dentro, quando sono incazzato e quando sto urlando con tutto quello che non va. Volete un guardaroba? Ecco il mio codice a barre, la mia tuta, il mio numero. È di questo che si tratta. Si tratta di perdere se stessi e quello in cui si crede. Non c'è inganno, nessuna idea del cazzo pensata a tavolino. Bisogna salire lì sopra e dare talmente tanto di te stesso che ti perdi dentro. Non è più chi sei, ma cosa sei. Alla base di questo nostro gruppo c'è una nuova filosofia, che è morire per il gruppo. Ed è quello che stiamo facendo. Questo gruppo ci sta uccidendo. Se riusciamo a farlo il più a lungo e il più forte possibile, bene. Se arriva al punto di essere dolore, ce ne andiamo in un attimo. Se questo non fosse stato quello che si voleva fare, smetteremo domani ed avremo già raggiunto i nostri obiettivi. Ma abbiamo ancora un sacco di lavoro da fare e tanto tempo per farlo. Sai, abbiamo così tante ragioni per essere incazzati che la lista sarebbe troppo lunga. E voi non avete pellicola a sufficienza. Non puoi individuare un fan degli Slipknot, almeno che non porti una nostra t-shirt. Abbiamo tanti tipi diversi di fan, di tante età diverse. Il tutto fa capire che siamo riusciti a toccare tanta gente. E questo è bello. Un fan degli Slipknot è chiunque, non li puoi etichettare. Torneremo, vi prenderemo a calci nel culo. A voi piacerà, e anche a noi, perciò... Animo in pace, regola numero uno, ammazza tutti. In the sun of you, I wonder how hard you can see. This time I shall always have it. That's not the answer. It's out of bed, I shot at first. I wonder how hard you can see. This time I shall always have it. Oh, motherfucker! I'm not a man.
Die!
what I did, but I now it's compared. Better time, who wanted to try. Everything I never want, it's different now, bro. You gotta find it with the mother, but it's not. You gotta find it with the mother, but it's not. You got the California wisdom, fascism. I am my father's son. He's a fast time, I'm missing. Now he's wet. Better time, who wanted to try. I don't want to do it, you're in a man. You gotta put it with the mother, but it's not. You gotta put it with the mother, but it's not. You can't take California with them. But it's not. I ain't. I am my head. It's all I know, eh? Yeah. Scream for me, motherfucker. Metal 2000. Shut up, motherfucker! God! 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 Come on, come on, come on! You wanna get up in a fight? Never, 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 never felt so low. Just everybody has got pride. You wanna take my back? Maybe I'll fight my right. Love me and fuck you. Anything that I'm close to, fuck you. Better get away from me. Get up and away from me. Right up my gun!